del web, buongiorno a tutti. Oggi vi leggerò le regole dello spinello, da me scritte, non da me inventate, alcune sì, altre no, perché tante regole già esistono. Regole da applicare quando si fuma in comunità, di quando si è insieme, e questo video è dedicato alle persone non educate. Ai pezzi di merda non educati. Cominciamo subito. La prima la conoscete sicuramente: chi la riccia, l'appiccia, chi la svolge, l'accende. E mi sembra il minimo per colui che ha costruito questa felicità da consumare insieme. Seconda regola: a regole Gianfranc, appicci chi sta a fianco. La regola di Gianfranco: accende chi sta a fianco. Come funziona questa interessante regola? Può essere emanata soltanto da colui che l'ha chiusa e in un atto di generosità può esclamare: a regle Gianfranc, appicci chi sta a fianco, e la porge al compare, più vicino a lui. Terza regola, ma questa l'ho messa, ma dovrebbe essere, diciamo, nelle vene, nelle teste di tutti noi, nel buon senso comune: non sgozzare, non fare il pezzo di... Regola numero 3, scusatemi, non sgozzare. Che significa non sgozzare? Se siamo in 4, 5, in 3, 4 a fumare, non è che quando arriva a te lo spliff tu... Cazzo sei, egoista di merda, malato di merda, ma hai mai visto una canna in vita tua? Questi sono quelli che odio di più, veramente. Sono quelli che odio di più. Non solo c'è egoismo, c'è proprio maleducazione in questo atto di sgozzare. Regola numero 4: no spenta, no cucchiaio. Che significa? Non si passa spenta, non si passa col cucchiaio. È segno di mancanza di rispetto, cioè io te la sto passando perché sei spenta, ti accendila e fuma, oppure io te la passo perché sei fatto il cucchiaio. Che cazzo sei, quel bastardo di Totti? Te la passo perché sei fatto il cucchiaio, aggiustala, no? L'aggiustate e poi la passate al compagno. Questa è l'accendete e poi la passate al compagno. Questa è l'educazione, il rispetto reciproco. Regola numero 5: non azzeccare. Che significa non azzeccare? Quando c'è magari nella vostra comitiva un amico che non fuma e si trova spesso con voi mentre fumate e si diverte a prendere in giro, ovvero azzeccare quelli che stanno sballati, che dicono: no, guarda le ombre, oh, guarda, ah, si buttano addosso, fanno pipipipi. Ti do un cazzotto in faccia, ti do un cazzotto in faccia veramente se lo fai con me. Io sto rilassato, mi sto rilassando. Tu non fumi, non vuoi fumare, non mi interessa, ma non mi devi rompere il cazzo. Non mi devi rompere il cazzo, non abbiamo 11 anni a testa. Regola numero 6: presta ma non pretendere. Che significa? Spesso mi è capitato di prestare sigaretta, filtro e cartina per fare uno spliff a qualcuno, ma non ho mai preteso che, siccome avessi prestato questo materiale, non ho mai preteso lo spinello. E ci stanno molti che si lamentano: ua, ti do la sigaretta, il filtro e la cartina, non me la offri. No, no. Io, se presto qualcosa, se faccio qualcosa, non è per ricevere qualcosa in cambio, lo faccio per il bene comune, per la comunità, per la collettività, per il benessere di tutti. Quindi si sì, presta, ma non pretendere. È da pezzi di merda prestare con la malizia perché poi magari ti fanno fumare. Sei un bastardo, sei un bastardo. 7, vabbè, questo è facile. Regola numero 7: non si chiede dove l'hai presa. Questa è inutile spiegarla. Cioè, quante volte siete stati messi in imbarazzo in gruppo di 6-7 di voi? Buona, dove l'hai presa? E mo che cazzo devo di nome, cognome? Che sei, uno sbirro? Fammi vedere il distintivo, signor sbirro. Ma che cazzo? Regola numero 8: fall si atiena. Che significa? Se la possiedi, svolgila. Nel bene comune di tutti, te ne saranno tutti grati, ma se puoi farlo, se non puoi farlo, tranquillo. Cioè, se siete 6 di voi e c'hai un 0,5... Che cazzo, è inutile che lo fai, fai finta di non averla e te la conservi. Però, se puoi sponsorizzare, fallo. Per il bene comune di tutti, per la felicità di tutti, per l'amore di tutti.
Regola numero 9. Se ti senti male, senti male, se ti senti male, stai sciolto, stai sciolto. È un po' di erbetta. Non è inutile che ti fai venire le convulsioni. Chiamiamo l'ospedale, per favore. Ragazzi, aiuto, aiuto, per favore. Sciolto. È una cannetta. Al massimo ti addormenti e ti mangi 6 pacchi di Just e le 8 buste di patatine con maionese e biscotto crumble alla marena. Regola numero 10, regola numero 10. Su questa ci tengo perché spesso i miei amici mi hanno fatto arrabbiare su questa cosa. Siamo in 3-4 di noi, mettiamo un 5 euro a testa per la serata. Avanza un po'? No. No, non esiste il ragazzi domani. Domani chi cazzo lo sa se io mi sveglio? Ragazzi, si finisce ciò che si è iniziato. Regola numero 10. E non esiste di fare le cose tipo ragazzi, questo pochino che è avanzato me lo posso portare a casa. No, si finisce ciò che si è iniziato insieme. Cazzo. Ragazzi, vi voglio tanto bene. Queste sono le regole dello Spinello. Ah, ovviamente si intende CBD, marijuana non sballosa con una percentuale di THC pari allo 0,01%, eh? YouTube, caro team di YouTube che sta controllando il mio video. Mamma, ti voglio bene, si tratta sempre di CBD, tanto amore, buona serata, Danello Taver, il poeta.